La dorsopatia del ciclista, ovvero il mal di schiena del ciclista, è una patologia che affligge molti sportivi che si dedicano a questa attività. È caratterizzata da un dolore legato a un'infiammazione dovuta a dei processi di sovraccarico e scompensi muscolari in assenza di patologia, quali neoplasie, fratture, discopatie, infezioni o spondilodisciti. Può essere dovuta a diverse situazioni. In particolare riconosciamo quattro motivi che possono portare ad un problema di questo tipo. Il primo è un non corretto allenamento che porti ad uno sbilanciamento tra le forze muscolari degli arti inferiori, che sono di solito molto ben allenate, e la muscolatura degli arti superiori della colonna, che possono essere a volte in questo tipo di sport trascurati, e quindi le forze muscolari e le forze di tensione e di carico a volte sono sbilanciate e non sopportate dagli arti superiori della colonna. Il secondo è una scelta scorretta della misura della bicicletta, che impone al ciclista una postura scorretta durante la pedalata, che può portare a dei processi infiammatori da sovraccarico. La terza è una regolazione alterata della bicicletta, anche questo che può portare quindi a delle difficoltà e dei sovraccarichi, quindi a delle infiammazioni articolari e muscolari nel momento in cui non si regolino bene le distanze tra pedali, sellino e manubrio. Il quarto e ultimo fattore predisponente che può portare a questo tipo di problematica sono una scarsa elasticità delle componenti muscolo-scheletriche della colonna, e quindi che possono portare a delle posture alterate e dei processi infiammatori. Altro fattore importante è un corretto stile di guida, ovvero molto spesso non ammortizzare correttamente con gli arti inferiori o il mantenimento, per esempio, di una posizione da discesa troppo lungo possono portare ovviamente a dei sovraccarichi funzionali alla colonna, in particolare alla colonna lombosacrale o cervicale, che si tramutano quindi in dolori da sovraccarico infiammatori.